Na Juriš, na Juriš, na Juriš. Kdor cel vikar skozi koste, so vragove vrste, so goste. Udari na vali, usekali spali, na Jurišu, hej partizan, pred tavo slobode je dan. Ho passeggiato lungo la selva di Tarnova e lungo il cammino ho incontrato questo percorso con vista panoramica sulla pianura. Il monumento ricorda i caduti della seconda guerra che noi italiani abbiamo perduto. Io, figlio di una nazione che ha combattuto in queste terre ed ha contribuito a generare anche questi morti, sento una profonda tristezza. Su quelle lapidi ci sono nomi che mi appartengono, sono i cognomi dei miei vicini di casa che in quel periodo storico hanno percorso, per volontà o per necessità, strade diverse, altre speranze. Qui ritornano in mente i racconti di guerra di padri partigiani e di padri repubblichini, di gesta d'eroi e di vendette, storie di generosità, solidarietà e contemporaneamente storie di violenze, soprusi, abusi e ruberie, con tutte le atrocità di una guerra civile che in questi luoghi ha assunto aspetti ancor più devastanti. Penso ai vinti e vincitori di questa battaglia ed immagino come a distanza di mezzo secolo siamo tutti ammutoliti con lo spegnersi progressivo degli ideali per cui tutti avevano combattuto. Guardo le lapidi che ricordano i caduti del Nono Corpus. È molto probabile che molti fossero atei, altri ortodossi, musulmani, cattolici, e non c'è nessun simbolo religioso, e mi stupisce la laicità di questo Stato. Aggirandomi, tra queste pietre immagino che tutti avessero un fucile, ma non sempre le munizioni c'erano, e le scarpe e gli indumenti per affrontare i rigori dell'inverno certamente scarseggiavano. Dai racconti dei padri mi rendo conto che la vita individuale non avesse nessun valore, contava solo l'appartenenza ai fascisti, ai comunisti, ai domobranzi. Non eri una persona, eri semplicemente un animale in balia di chi aveva una pallottola in canna e passava per le vie del paese di primo mattino. Ancora oggi non è possibile superare quei momenti se non attraverso il rispetto e comprensione della complessità degli eventi dell'epoca. E chiedo a voi, che qui siete testimoni di quel passato, che mi auguro mai più ritorni, vi chiedo di trasformare il vostro canto di guerra in una danza senza più confini.